questa giornata un po' brulla, un po' tristolina, però secondo me verrà fuori una bella luce. Buongiorno a tutti, pochi giorni fa ho aperto un box domande, parto col dirvi che effettivamente mi sono arrivate delle domande interessanti. Una parte di queste domande in realtà non sono domande, sono semplici affermazioni senza alcun senso, quindi ad alcune ho già risposto su Instagram perché non richiedevano nemmeno una risposta. Iniziamo con questa bellissima domanda: hai mai crollato una canna con i piedi? Se sì, Gaggi è di razza ariana? È una domanda molto interessante, a parte che era: hai mai rollato una canna, suppongo. Sfrutto questa domanda inutile per dare una risposta sensata: non ho mai fumato, non mi sono nemmeno mai fatto una canna nella mia vita. Poi, la seconda parte della domanda, se sì, Gaggi è di razza ariana, questo non lo so, chiedetelo a Gaggi. Passiamo subito alle cose interessanti. Allora, prima domanda: secondo te Andrea La Rosa si bomba? Dovete sapere che molti anni fa, di Andrea La Rosa, non proprio agli inizi 2014, quando era ancora il classico calistenico rachitico, dopo qualche anno, quando ha iniziato a implementare i suoi allenamenti anche con i pesi, devo dire che quando mi facevano questa domanda, rispondevo: secondo me sì, però da parte mia c'era un po' di ignoranza nella trappola visiva, che in realtà negli ultimi video, tipo quello che avevo fatto su Cadinu, ho spiegato a grandi linee in cosa consiste, cioè l'inganno delle foto, dei video sui social. Adesso con tutti questi filtri che ci sono nelle app, modificare foto con Photoshop, tutta sta roba, la gente riesce ad apparire, non dico il doppio, però quasi. Io stesso, che so anche farmi le foto abbastanza bene, riesco a massimizzare la mia estetica, cosa che magari, come vi ho già detto, con questi video che registro così, non è un granché. Lo stesso valeva anche per Andrea La Rosa. Andrea è un ragazzo basso, è poco più basso di me, di conseguenza, come sapete, chi è basso si riempie anche prima, quindi se mette anche su un po' di massa sembra ancora più grosso. Siccome in passato la mia risposta era penso di sì, ora lo dico sinceramente, sono praticamente certo che no, in realtà. In sostanza rettifico il mio pensiero del passato. Però era un pensiero di tanti anni fa, di un giovane principe. Prossima domanda. Questa persona mi scrive: che differenza c'è tra Federico Sanna e Pinocchio? Parto dal presupposto che penso che la persona che mi ha scritto questa domanda abbia visto le mie storie dell'altro giorno in cui Francesco Gioia mi aveva taggato in un reel, che devo dire mi ha fatto anche ridere. E vabbè, lo possiamo mettere. Dove vai? Sono un burattino e non mi fermo mai. In sostanza questa persona mi sta chiedendo quanto bugiardo è Federico Sanna riguardo, non lo so, alla persona in generale. Vabbè, senza farvi tutto il riassunto della vita e morte miracoli di Federico Sanna, dovete sapere che io ho fatto dei video in passato in cui parlavo di lui e della suo essere un bugiardo patologico. Bene o male, quel tipo di pensiero posso averlo ancora, nel senso, lui ha chiaramente detto delle bugie su delle cose futili in cui non c'era bisogno di mentire. L'ha fatto, come lui stesso ammise, per crearsi un po' un personaggio, una facciata, insomma, per darsi un po' di spessore, e poi con i video anche con Domingo ha corretto il tiro, ha negato, ha ammesso lo sbaglio, comunque non è che se l'è girata in alcun modo, ha detto ho fatto una cazzata. Quindi da quel punto di vista sì, è stato un bugiardo, non ci sono scusanti, lo ha fatto, le cazzate le ha dette, lo sappiamo tutti. E ultimamente sta cercando anche di ripulirsi quell'immagine, tra breve aprirà anche un canale suo che chiamerà peraltro il principe e il pirata, il principe però sarà lui, quindi ci sarà questa sorta di scontro tra principi, perché sarà principe bodybuilding e principe calistenico, dovrà chiedermi i diritti ovviamente. E l'altra cosa che su cui si può disquisire, cos'è il discorso solito del doping. Neanche in altri video io ho mai affermato cose del tipo sì sì, Federico Sanna è palesemente dopato. Ho detto un'altra cosa, io ho detto, da una persona che tendenzialmente è portata a mentire, me lo posso aspettare di più rispetto che a un'altra. Però c'è anche da dire che lui si batte fortemente contro l'utilizzo di doping e chi ne fa uso e ne parla veramente molto male, come facevo anch'io in altri video. Cioè, io gli do il beneficio del dubbio, almeno a cavolo lo dice continuamente, come fa sempre anche Domingo nell'intro dei suoi video. Lui chiede a Tizio Caio: ascolta, giuri davanti alla videocamera, sei dopato, non sei dopato? Ma perché fa così? Perché effettivamente, ragazzi, noi, a parte avere le nostre supposizioni, i nostri pensieri, non è che possiamo andare a condannare gli atleti in base a vedo il volume, cioè noi possiamo avere il sospetto, però poi o costringiamo la persona ad andare a fare le analisi, lo portiamo di forza. Penso che si stia ricostruendo una buona immagine. Poi, che abbia detto cazzate, nessuno lo sta mettendo in dubbio. Quelle le ha dette, ormai le ha dette. E veniamo alla terza persona di cui mi avete chiesto. E questa persona, questa domanda, in realtà, in tutte le salse mi è stata chiesta almeno da 2 mesi.
continuano a chiedermelo, mandarmi foto di lui, di com'è. Filippo Picci, domanda che mi è arrivata, che ne pensi, in realtà ne sono arrivate tipo tre, che ne pensi di Filippo Picci? Sincero. Allora, sanno che io comunque sono in buoni rapporti con Filippo, che ogni tanto parliamo, di conseguenza pensano che io possa essere in difficoltà a dare un giudizio su di lui, perché dicono poi vai no, ad attaccare un tuo eventuale amico. E poco tempo fa avevo deciso di fare una live assieme a lui e a Teo Trainer, no scusate, che cazzo dico, a lui e a Teo C94, in cui andavo a fargli alcune domande, magari anche un po' scomode, riguardo alla sua condizione. Per un motivo o per l'altro abbiamo provato a fare una diretta su Instagram e abbiamo provato a organizzarci per girare questo video e non riusciamo mai, quindi posso anche parlarne per conto mio, tanto comunque io vado bene con i monologhi, non ho problemi. Effettivamente possiamo dire, cavolo, ma PC ha dei volumi veramente pazzeschi, sono fuori dal comune, cioè quante persone arrivano da Natural o Drag Race, insomma che sia, ad avere quelle forme, quelle masse, praticamente nessuno. Però, come si dice sempre, no? Un caso più unico che raro, però effettivamente ogni tanto ci sono dei casi più unici che rari. E di questo ormai ne ho anche una certa convinzione. Vi voglio fare un esempio, prendendo proprio Picci come persona. Un'analisi che io ho fatto su di lui, ho cercato di farmi una domanda diversa da quella che si fa la massa. Tutti si chiedono, ma come ha fatto Picci a diventare così grosso? Come, no? La domanda è come. Io ho provato a pormi una domanda diversa. Invece di chiedermi come, io mi sono chiesto, ma perché? Cioè, perché un Filippo Picci dovrebbe iniziare a bombarsi, a prendere steroidi per diventare così? Perché? La vostra risposta quale potrebbe essere? Per diventare più forte? Non so, per diventare più grosso? Allora, devo dire che ho guardato dei video molto vecchi e delle foto molto vecchie di Filippo, anche tuttora pubbliche sul suo profilo, ben prima che iniziasse questo suo percorso con la pesistica, che adesso comunque fa tante zavore, fa tanti esercizi non a corpo libero. Era un ginnasta, comunque un calistenico, e devo dire che i suoi volumi erano veramente, veramente grandi, prima di tutta questa polemica che sta nascendo ora. Parliamo di almeno 7-8 anni fa, lui era già grosso. Ok? Ecco, era veramente indietro sulle gambe, ci ho visto una foto che era proprio stra indietro sulle gambe, ma lì perché non le allenava, ok, ma non c'entra niente. L'upper era immenso, non è ai livelli di adesso, ma era già comunque ben oltre la media, cioè potrebbe essere già un risultato che alcune persone nemmeno con gli steroidi ci arriverebbero, per dirvi. Perché una persona dovrebbe iniziare a usare steroidi? Parlando di chi, come lui, si allena per le prestazioni, perché Picci, tutto sommato, si allena per le prestazioni. E quando faceva esercizi simili, ginnastica artistica, calistenici, ho visto i video e il livello comunque era molto alto, devo dire, veramente alto. Quindi aveva, seguite bene il ragionamento, lui aveva questo alto livello prestazionale. Se io dovessi giudicarlo ora, e so che lui potrebbe vederla come una sottospecie di critica, ma in realtà è una critica a suo favore, io direi che a livello di capacità nel cali, parliamo proprio del corpo libero, lui è diminuito di qualità, non è aumentato, lui è diminuito, la sua plancia è più sporca, meno preciso in determinati movimenti rispetto a quello che era una volta, ma è sicuro, questo lo potrà confermare lui stesso. Vedendolo da calistenico, io potrei dirvi, per me è peggiorato, come calistenico lui è peggiorato, ok, è diventato più forte nei pesi, ma è peggiorato un'altra cosa. Uno potrebbe dire, cavolo, guarda, adesso è veramente forte su tutto, non ha perso niente del cali, però tira su anche 10 quintali, allora inizia a dire, cazzo, ma che prestazioni assurde, questo qui non perde niente, migliora in tutto. In realtà lui ha perso molto di quello che aveva in passato e l'ha sostituito con altri esercizi, con altri movimenti. Quindi, per tornare sempre a questa domanda, perché? Perché una persona, un atleta come lui, dovrebbe iniziare a fare uso di sostanze per cosa? Per un fine puramente estetico, per una cosa di apparenza, per apparire enorme? Cioè, questo è l'unico motivo. Una persona che si è sempre allenata per le prestazioni sente veramente la necessità di apparire enorme? Io questo non lo capirei. Cioè, io da atleta proprio questo non riuscirei a comprenderlo. Tante persone fanno questo focus sull'apparenza senza però andare ad analizzare che tipo di persona stiamo guardando. Qui stiamo guardando un atleta, non un bodybuilder, che lì gioca solo sull'apparenza. Altra cosa che penso io, non ha una BF così bassa. Cioè, non sto dicendo che ha messo male, però comunque c'ha la sua bello stratino di grasso, secondo me, si vede anche. Io spero che il mio ragionamento sia stato chiaro, poi fatemi pure sapere cosa ne pensate di questa cosa che è molto interessante, secondo me. Detto questo, come avete visto, mi sono state fatte tre domande, tutte su tizio si bomba, non si bomba, tizio è bugiardo. Cioè, diciamo che più che domande e risposte sono il formato Natty or Not, che poi abbiamo sempre capito sempre la stessa cosa, ragazzi. Alla fine, io vi posso dire, da quando ho iniziato ad aumentare l'importo calorico giornaliero mio, del principe, ho notato
un aumento dei miei volumi. Voi direte, vabbè, non è che sei enorme. No, non sono enorme, ma mi sto rendendo conto di qual è il livello a cui potrei arrivare, di estetica parlo, eh. E secondo me è notevolmente più alto. Ho detto, cazzo, se io curassi l'alimentazione, cioè, se andassi a beccare sul dettaglio, veramente io in pochi mesi potrei ottenere una condizione che qualcuno potrebbe addirittura iniziare a sospettare. Vi rendete conto, sono arrivato a pensare questo, e quindi ho detto, cavolo, effettivamente ci sono dei casi più unici che rari, senza doverla estremizzare così tanto. Ci sono delle persone che hanno veramente una dote estetica innata, cioè sono più portati per avere un'ottima estetica. C'è poco da fare. A volte bisogna rendersi conto che si parla un po' per invidia, perché semplicemente capiamo che il livello di quella persona noi, per quanto ci sbattiamo, non lo raggiungiamo. Iniziamo con le domande rivolte più a me, ai miei pensieri, alla mia persona. Che sport facevi prima del Cali? E se dovessi sceglierne anche un altro da praticare, quale sceglieresti e perché? Prima del Cali facevo karate quando ero un bambino, l'ho fatto per 7-8 anni. Poi ho fatto breakdance per 3-4 anni. Poi mi sono infortunato al ginocchio, avevo bisogno di fare qualcosa che non mi richiedesse troppo le gambe e ho iniziato a fare Cali. Molto semplicemente. Se dovessi scegliere anche un altro da praticare, in realtà probabilmente l'unica altra cosa che farei, probabilmente cose tipo arrampicata, braccio di ferro o street lifting, è quella via più ovvia, no? Perché dopo che si fa Cali si fa street lifting. Questa è la domanda più piccante che ho ricevuto, quella più provocatoria. A livello sportivo hai realmente concluso qualcosa? Gare, titoli, eccetera? Io ho fatto un corso da personal trainer a livello di titoli. A livello di gare, detta proprio sinceramente, tecnicamente no. Ho vinto una gara tanti anni fa di trazioni, ma altre gare non è che non ne ho vinte, non ho proprio partecipato, non ho fatto gare. Ma questo in realtà adesso non è per giustificarmi. Essendo in realtà io una persona abbastanza competitiva, non mi piace l'idea di partecipare a una gara senza avere reali possibilità di vincere. Il discorso del partecipo, sì, è stato bello, una bella giornata positiva, ci siamo divertiti, ma non ne sbatto un cazzo. Se io devo fare una gara, io voglio vincere. Per me non vincere o arrivare tipo, che ne so, posti del cavolo, è solo una delusione. Quindi, sapendo io di avere comunque una certa età e avendo anche iniziato tardi nel Cali, allora nel Cali lasciamo stare. Tanto vincere la garetta di paese, qualche gara secondaria, non me ne frega niente, cioè non mi darebbe soddisfazione, sono sincero. E ovviamente vincere il campionato Barningate o roba avanzata è praticamente impossibile con i mostri che ci sono adesso. Cose tipo le street lifting sono già più fattibili, però veramente lì serve un bello sbatti, comunque devi metterti e dedicarci praticamente il 100% dei tuoi allenamenti. Devi mollare le skill completamente e fare solo trazioni, dip, muscle up, e poi anche squat, cioè. O fai come Lazzarotti che porta 100 kg ma poi fa tipo un botto di trazione. Il punto, ragazzi, è se decido di fare una gara è perché penso di avere una possibilità di vincere. Se no, cioè, ok, magari la garetta, la sfida, la challenge tra amici così per farsi una risata, ok. Non mi sento sminuito per questa cosa. Io le mie soddisfazioni le ho per quello che imparo giornalmente nel mio allenamento e quello che mostro e che insegno anche agli altri. Seguire persone con il coaching, devo dire che lo trovo anche piacevole. È una soddisfazione vera. Anche delle piccole cose, in realtà. Anche vedere che una persona raggiunge un risultato che ad alcuni potrebbe sembrare nulla e per quella persona invece è tantissimo. Se volete qualche nozione ulteriore rispetto alle risposte che ho dato in questo video, non esitate a scriverlo nei commenti, fatemi pure sapere cosa pensate anche delle mie opinioni. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo, signore e signori, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!